peimme kuiskinta, jylhien järvien loiskinta. Meidänpä mainetta mainivat nuot, koskien ärjyt ja surkeat suot. Meidänpä vapautta vaaraton näät, meidän on laulua lahtien pääl. Meille myös kevätkin keijunsa toi, rastas ja metso, täällä ne soi. Thank you.
Con Casimir che ha fatto una melodia tradizionale finlandese molto toccante. Adesso io la butterò in caciara, ovviamente, perché siamo un gruppo di caciaroni. Comunque prima vi presento una band, va, così qui scherziamo un attimo. Sassofono Casimir Ekman dalla Finlandia, da Helsinki. Abbiamo suonato un brano di Matteo Padoin al contrabbasso. Abbiamo anche Mister Cesare Mecca alla tromba da Torino. Poi veniamo all'epicentro, no? Tu non sai cosa vuol dire. You know the meaning of epicentro? Epicentro. Epicentro. No, kind of. One of the main points. Yeah, it's especially for it. Beh, che cazzo. Daniele Pattone alla batteria. Molto importante, perché Daniele Pattone è stato il, come dicevo, l'epicentro, il catalizzatore della nascita di questo gruppo, perché ci ha messo in contatto tutti. Nel 2020 abbiamo registrato senza troppe pretese, abbiamo registrato El Toro di Shorter, abbiamo riscosso un grande successo di pubblico e di critica, ben 55 mi piace. Il lockdown, la gente guardava altro. Però abbiamo avuto anche 9 commenti, di cui mia madre è stata molto... Giuseppe, i soldi per la lezione di pianoforte. Io sono comunque Giuseppe Blanco al pianoforte. Ok, quindi poi dopodiché dovevamo fare altri brani, sempre live, insomma sempre montati online. Alla fine non abbiamo fatto più niente. Tu avevi proposto Night Dreamer di Short, ti ricordi? Poi niente, pensavamo che il gruppo fosse finito, ma Daniele l'anno scorso ci ha fatto fare questo disco che trovate là. Solo per oggi 15 euro, le altre volte saranno a 10 euro, quindi approfittatene oggi, signori. E quindi abbiamo fatto questo disco. Tra l'altro oggi facciamo il primo concerto di questo tour italiano, poi andremo pure in Finlandia, registreremo già da domani il nuovo disco. Quindi comprate questo e poi l'altro, perché poi, come per le collezioni di De Agostini, per esempio, bisogna averceli tutti. No? Quindi iniziate con questo, secondo me. Adesso iniziamo. Adesso. Sì, lunghissimo, lunghissimo. Abbiamo altri 8 brani, uno che dura 45 minuti, manco male, ragazzi. Adesso facciamo Capo Miseno, un brano di Daniele Patton, per sfatare il mito che i batteristi di armonia... buon ascolto, ragazzi. Per sfatare, non per...
Thank you.
Thank you.
6, che ha una storia lunghissima che per ragioni di tempo non possiamo raccontare, e poi il secondo si chiama The Dance of the Petals, che è sempre un brano di Daniele Pattorno. Adesso facciamo invece un brano di Casimir che si chiama Tweed Jackets and Bow Ties. Thank you.
Lo dico dopo questo. Thank you.
facciamo. Sì, allora questo qua è un brano di Matteo Padoin. Siccome Matteo doveva fare un esame d'armonia il primo anno, ha fatto questo brano. Quindi questo qua è un brano fatto per un esame d'armonia, hai capito? Maledetto, maledizione. Maledizione. E adesso invece facciamo un mio brano che io avevo intitolato Speaking About the Blues. Poi Matteo, che ha fatto la Berkeley, che quindi ha avuto a che fare con gli americani, mi ha detto che invece si dice Talking About the Blues. Quindi abbiamo ribattezzato il brano. Maledizione. Io lo volevo chiamare così, mi piaceva proprio Speaking. Questo qua è un mio brano che si chiama Talking About the Blues. Questi sono quelli che abbiamo fatto. Thank you.
Sta giardino? Ah, no, no, melone. Allora, piccola storia su questo brano qua. Quanto tempo l'hai fatto questo qua? Poco prima di vabbè, comunque lui ha fatto questo brano che si chiama Firmness, ma nelle parti ufficiali che abbiamo registrato è scritto nuovo. Ma nelle parti ancora più ufficiali che ho dovuto occultare qua. L'ha scritta in treno come Lee Morgan. Bravo. Beh, c'è Sibelius, Lee Morgan che c'aveva Sibelius. Sì, ora. Esatto. Vabbè, comunque questo qua non possiamo dirvi il titolo esatto perché è promiscuo. Comunque si chiama Firmness. Che vuol dire Firmness? Durello. Il signore è uno che se ne intende. Aulico. Firmness by Cesare Mecca. Pausa. Ho finito. Batti quattro. Prego. Dai in forza. Dai in forza. Thank you.
È l'ultimo brano. No. Un po' più sinceramente, Ricciotti. Eh? Non ve- bravissimi. Allora, adesso vi devo presentare tutta la band. Maro, quanti su, Picciotti. La cosa bella è che io sono il più milanese di tutti. Scusate, terribile. Ti sto presentando. Grazie. E non ti spiegherò dopo.
Cesare Mecca alla tromba. Aspetta, la c'è. Daniele Patton alla batteria. Da Boston, ma anche da... Com'è che si chiama? Cosa è? Matteo Paduin al contrabbasso. Il nostro super Casimir Ekman al sassofono, tenore. Ci sono Giuseppe Blanco. Sento questo. Adesso vi facciamo sentire l'ultimo brano, ma in realtà, ragazzi, è il penultimo, poi voi chiedete il bis e ci facciamo un'altra. È ovvio, scusate. Città Giardino, Daniele Patton, un'altra composizione di Daniele. Scusate, fate finta che non... Thank you.
Cesare Mecca, Casimir Ekman, Matteo Paduin, Daniele Patton. Grazie. Cosa avete detto? Ah, ok. Ci abbiamo. Ed è anche il titolo del disco. Ma non essere... Sì, sì. È anche il titolo del disco. È il primo brano del disco, oltretutto. First Pick. Ma lo devo fare solo io o lo fate anche... Cioè... Ma iniziamo intanto noi, facciamo un pedalino? Ma sì. Un pedalino cazzo, esatto. Tunt, ciacca, tunt, ciacca, tunt, ciacca, thank you.
detto per l'ultima volta. Cesare Mecca, Casimir Ekman, Daniele Patton, Matteo Paduini, io sono Giuseppe Blanco. Buonanotte, grazie di essere stati con noi.